Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie Gioca con i quiz, imparare divertendosi. Oggi, come sempre, faremo dei quiz, in particolare sul diritto e sull'informatica, oltre all'aperitivo quiz che faremo adesso e l'impossible quiz. Ok, salve a tutti da Simone. Iniziamo subito con l'aperitivo che, come sappiamo, lo facciamo per intanto scaldarci e spiegare a chi ancora non lo sapesse come fare. Alessandro, spiega come si fa a partecipare con noi oltre a seguirci in diretta su YouTube. Vai! Allora, per seguirci in diretta su YouTube dovete seguire indicazioni particolari. Da smartphone dovete scaricare l'app Quizizz che vedete lì e inserire il codice numerico. Che noi comunicheremo volta per volta. Ogni codice fa partecipare a un solo quiz. Invece da computer Da non computer serve. non serve l'app, vi basta cliccare sul link che vi posteremo. Ok, intanto vediamo se va tutto bene, vediamo i commenti di tutte le dirette. Alessandro, complimenti per la Grazie cravatta. mille. Volume un po' basso, dice qualcuno. Allora, noi proviamo a parlare molto più forte, ma a noi risulta tutto regolare. Aspettate che direziono un po' più il microfono. Sì, Alessandro, prova a volume. parlare. Prova, mi sentite meglio adesso? Direzioniamo un po' il microfono, prova. Allora, vediamo un po'. A noi ci Controlliamo. risulta tutto regolare, però Diteci lo voi. avviciniamo, per sicurezza. Sì, lo avviciniamo un Allora, po'. pronti? Eccoci, ci siamo. Adesso facciamo questo quiz aperitivo. Andiamo a vedere il quiz. Intanto vi invito ovviamente ad Ecco, iscrivervi. iscrivetevi sul canale YouTube di Alessandro, mi raccomando, anche quelli che stanno seguendo dalla mia diretta Facebook e dalla mia diretta YouTube, in modo tale da rimanere aggiornati con tutta la playlist. Allora, Ale, ah già, no, dobbiamo far vedere, ma dopo l'antipasto. Sì, dopo Pronti? l'antipasto facciamo vedere una cosa Start! veloce. A continue. Continue. Ecco, ci siamo. Mandiamo link e codice. Codice Vai! se siete da dispositivi mobili, link se siete 560552. da. Io consiglio sempre di utilizzare il computer perché comunque assicura un'esperienza di lettura migliore, cioè un'esperienza di. Ecco, meglio volume. 560552. Ecco il codice. Adesso noi lo tiriamo a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo e facciamo questo aperitivino. E dopo vi faremo vedere una cosa prima di procedere ai quiz normali. Ok, bene, si stanno connettendo, via via. Ecco, siamo circa 60. Vediamo un po' se ci sono Stanno particolari dubbi. aumentando C'è moltissimo. Caterina nel Ciao diretto. Ciao Caterina. Caterina. Ciao È anche lei in diretta, era stata ciao. Già che ospite. sei in diretta, Kate, se vuoi venire qua, noi ti aspettiamo, eh. Sai come fare, suona e ti sarà aperto. Uè, uè, già sopra i 100, eh. Vedo che l'aperitivo qui scrocca un sacco, eh. Oh, oh. Eh sì, aperitivo, poi abbiamo detto di venire alle 6, quindi alle 18 precise ci eravamo. Intanto, mentre si iscrivono, ricordiamo il programma. Dopo l'aperitivo, 10 quiz di livello medio di diritto, informatica, poi impossible quiz, 10 quiz ultra difficili. Per ora, lo scorso impossible quiz nessuno lo ha saputo fare, cioè ha fatto le 20 domande esatte. Qui sono 10, ma il tempo a disposizione sarà pochissimo, 3 Pochissimo minuti, tempo a 3 minuti. disposizione. Poi abbiamo un quiz di diritto nuovo e un quiz già dato nelle volte scorse, ma di ripasso, come al solito per ripassare. Allora, vediamo che si stanno iscrivendo ancora in molti, ma noi dobbiamo a un certo punto partire con l'aperitivo per poi andare sugli altri quiz. Aspettiamo ancora pochi secondi. Vai. E siamo 137, quindi possiamo andare. Startiamo, Sì. start il nostro cronometrino, ci siamo 4, dimenticati. 3, Quanto diamo, Ale? 5 minuti. No, sì, 3 minuti. Via. Parliamo del quiz aperitivo, quindi giusto 3 Ma minuti. 5 minuti per gli troppi, anche altri. 3 troppi. minuti Ecco, vanno bene, vanno vediamo dei bene. nuovi e dei conosciuti. Benissimo, avanti, Ci avanti. Qui sono. ovviamente si vince con la velocità, eh. Ma questo non conterà, vi ricordo, per la classifica, giusto per dare un po' un'idea di come connettersi, e infatti sono solamente 5 domande. Alcune domande sono molto a trabocchetto.
Attenti ai trabocchetti di Alessandro. No, poi tra l'altro trabocchetti. Guardalo, sotto il 50%, Ale, sei stato carognone. Sì, in particolare in una domanda, non so se si ricordano. Comunque, Joe, Silvia P, per adesso però c'è gente che le sta indovinando tutte, magari gente che pensa, ecco Silvia e Mari le stanno indovinando tutte. Anche l'ultima, Bianca, vediamo, magari gli è capitata proprio la domanda carognona da ultimo, attenti, attenti, io non le ho viste, anzi le vedrò con voi in diretta. Sì, sì, ho fatto tutto io, il quiz, io ho fatto il quiz, quindi... Vi ricordo, se volete connettervi da computer, link da smartphone. Eccola, Maria Francesca ha chiuso però con un errore, mentre Mari 5. No, Maria Francesca le ha fatte tutte bene, perché c'era la Redemption, non c'è l'indicatore rosso. Però diciamo con la Redemption. Però vedo che c'è gente che indovina nonostante il 52% di accuratezza media, c'è gente che ne indovina tutte. Quindi... Ora aumenta l'accuratezza perché via via che uno ci riflette. Siamo a un minuto e mezzo, al quindi... Al giro di boa. Come mai si chiama giro di boa? Si chiama giro di boa perché è la metà del percorso. Di quali percorsi? In questo caso la metà del tempo. Di quale percorso? Il percorso temporale. Ma perché? Cos'è il giro di boa? Il giro di boa è praticamente, avete presente quando siete in una barca sulla spiaggia. In una regata, bravo, in una regata. La boa di solito è il punto dove si torna poi indietro. E quindi abbiamo compiuto il percorso. Ci piacciono questi modi di dire. Lo stesso tratto, sì. Tanto va la gatta? Al lardo che ci lascia lo zampino. Ma non al largo, non alla boa. Ok, 60% sta aumentando, vedo. Sono partiti tutti clic a caso, invece chi non va a caso, guardate come, come aumenta. Però anche nella risposta trabocchetto vedo hanno indovinato, poi c'è la Redemption, c'è la Redemption, però penso bravi. Oh, brava Cinzia, stacca da lezione sul bilancio per venire a divertirsi con noi e poi si ributterà sul bilancio, ottima cosa, molto bene. Il bilancio di domenica con il sole fuori è veramente, deve essere una delle cose peggiori, neanche Dante Alighieri avrebbe pensato a una punizione di questo genere. Conto alla rovescia! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Via! Allora, vediamo un po'. Ecco Giuseppe all'ultimo istante! È arrivato primo! Incredibile! Bravo. Ultimo istante, Giuseppe, new entry, che con Anna M, che la conosciamo, e Michele, che è bentornato Michele, era un po' che non lo vedevamo. Allora, Ale, ce lo correggi molto molto velocemente, andiamo, per chi si è connesso adesso, con 10 quiz ma di diritto. Ma prima devo farvi vedere un'altra cosa. Prima correggiamo, poi ci facciamo vedere quest'altra cosa e poi andiamo ai quiz. Ok, Ale, bene. Vai, dici tutto. È possibile effettuare ricerche di file su PC collegati in rete? In questo caso sì, si possono tranquillamente sempre, in ogni circostanza, ricercare dei file in base all'estensione, in base alla quantità di kilobyte che occupa. Quindi sempre, non c'è bisogno di condizioni. Those planes delayed because bad weather. Those planes were delayed because of bad weather. Be off ovviamente è completamente sbagliata. Are delayed no, diciamo è al passato. E poi c'è the se avete notato c'era, si poteva utilizzare solamente off. Because c'era la off. Seconda because off, cosa vuol dire in inglese? A causa di, non è il perché, a causa di. Poi bene, quale animale ha 4 zampe durante il giorno, 2 zampe durante il pomeriggio e 3 zampe durante la sera? Mi aspettavo peggio da questa domanda, comunque l'uomo, sì. L'uomo perché l'uomo ha gattona all'inizio della sua vita, si regge su 2 gambe quando è adolescente e poi quando è anziano ha bisogno di un bastone. Io a che livello sono? E te sei a 2. Ma mi avvicino a? 3. Ah, pensavo invece mi dicessi no, sei ancora per ampio... Vai! In quale celebre film un personaggio pronuncia la frase francamente me ne infischio? Anche qui via col vento. Ma l'avevi già detto la volta scorsa. Vabbè, per me... Ma l'hai visto via col vento? No, però per me... Non è proprio da ragazzo. Questa che ti sei inventato, a quale giudice sono devolute le controversie sullo status dei magistrati oggetto di deliberazione del CSM? Chi è il CSM?
Il CSM è il comitato sociale della... Sì, della sta... ecco, zitto. Il comitato sociale della moneta. Vai, sì, buono. E quindi è il TAR Lazio, Consiglio Superiore della Magistratura. Va bene. Ale si inventa anche le domande di diritto, carognissime anche queste. Sì, Allora, Ale, vediamo. cosa facciamo vedere a tutti? Adesso, prima di procedere con gli altri quiz, vi faccio vedere la classifica finale, ovviamente data da queste dirette. La classifica finale, Delle prime ovviamente. 10 dirette. E ovviamente questa classifica finale ha dato i suoi frutti, dato che c'erano degli errori in alcuni quiz, non li ho inseriti, quindi la vede in prima posizione Ago con 127 punti, Bianca con 63. Flavia con 61, Antonio Cipullo con 60, Anna M con 55, Sandokan e Simona che si contendono il sesto posto con 47, Map con 40, Sus. Sus con 39 e Melly con 35. Quindi questi sono i primi Come 10. diamo i punteggi noi? Diamo 10 punti al primo, 9 al secondo, eccetera, eccetera, per i quiz, diciamo, fino a 20 domande. Sopra raddoppiamo e diamo 20 punti. Non diamo punteggio a chi ha dei nomi con gli asterischi, che significa che potrebbe essersi loggato successivamente e aver rifatto i quiz, a meno che non sia sempre con l'asterisco. Sì, Melli era sempre era con sempre con l'asterisco l'asterisco e alcuni. quindi Infatti non c'è problema. anche quelli ho segnati erano sempre con Allora, è l'asterisco. un gioco, non si vince niente, però abbiamo ritenuto utile, Ale, che cosa facciamo? Se i primi 10 ci mandano una email a Ora scriviamola. simone.chiarelli@gmail.com, quindi ve lo scriviamo simone.chiarelli@gmail.com, se ci mandate una mail a questo indirizzo dicendo io sono questa persona qui, tanto poi la vediamo dalla registrazione, vincono un libro per la preparazione ai concorsi, usato, non attuale, ma insomma, noi, io ho tantissimi libri e ve lo regaliamo. Non vi mettete a sceglierlo, insomma, quello che ci viene in mente. Se nell'email volete scrivermi qual è il concorso per cui partecipate e ce l'ho, magari ve ne do uno attinente sulla sanità, sulla regione, sui quiz, Quindi sugli mandategli attitudinali. un'email e vi darà un Vi libro. spediamo, ovviamente nell'email ci dovete mettere il vostro indirizzo di casa, ve lo spediamo con la posta, così come regalo che Alessandro ha voluto prevedere, così diciamo dei nostri libri a disposizione. Esattamente. Da ieri abbiamo iniziato la nuova classifica, quindi ci sarà già una nuova classifica che dopo 10 episodi premierà altri 10. Ora non, Non sappiamo se con quindi. libro o qualche altra cosa, va bene? Ovviamente ci saranno nuove modalità, nuovi quiz, via via, e quindi però il punteggio sarà molto molto simile in certi casi Allora, diverso. signori, siete pronti? Giustamente Chiara dice: il libro servirebbe di più a chi è in fondo alla classifica. Vero, vero. E infatti, magari la prossima volta a chi si classifica in fondo, vediamo qua. Ah, già, poi scorriamola un po' la classifica. Abbiamo anche chi ha un punto, due punti. Insomma, qualcuno è riuscito a entrare in classifica. E noi ringraziamo tutti i nostri partecipanti, c'è qualcuno che ci segue veramente tantissime volte, quindi non partecipate per i premi, eh? I premi è solo una occasione, non è niente di particolare. Signori, inizia il quiz. Ok, ci siamo. Lo facciamo con la formula che tutti vedete le domande nello stesso modo, senza shuffle, quindi via via che scorre la classifica siamo in grado anche di capire chi è il più veloce, chi è il più, diciamo, rapido e chi è il più perfetto, diciamo preciso. È di diritto amministrativo sulla contabilità di Stato. È una materia un po' particolare, ma riguarda il bilancio. Molte di queste domande riguardano anche gli enti locali, quindi preparatevi. Nei concorsi la contabilità di Stato c'è in varie forme. Allora, se non avete obiezioni, vediamo un po' se non ci sono obiezioni. Positivi. Grazie. Molti commenti positivi. Pronti? Iniziamo a iscriversi. Ale, Bene, e leggi un po' il codice. 694137. Sei, nove, quattro, uno, tre, sette. Bene, bene, ci siamo, intanto controlliamo se. Ok. Siamo 7, 8, 9, 10, via via, Stiamo. stiamo Ah. connettendoci, siamo 50, 50 come prima,
Eccoci qua. 100, come tantissimi siamo. Poi ci rivediamo bene la classifica e faremo come... Cosa diamo questa volta? No, non c'è premio, non si sa. Ah, il premio non c'è. Poi se avremo occasione, non abbiamo finito i libri, può darsi, i libri sono sempre un bel regalo. Oh, guardiamo un po' se arriviamo a 200, eh. Eccoci qua, stiamo quasi... Poi fate attenzione perché dopo questo quiz faremo una cosa particolare. Vai, vediamo. Pronti sulla contabilità? La contabilità non è semplice, però insomma questo è fattibile. Vi ho detto un livello di difficoltà medio, non impossibile. Aspettiamo un altro po', vediamo se arriviamo a 200. Ok. Bene, vediamo se arriviamo a 200, quando arriviamo a circa 200, 190 iniziamo. Sì. Ok. Vediamo un po' se tutto va bene. Sì, sembrerebbe di sì, che tutto vada per il meglio, vada tutto a posto. Perfetto, diciamo. Vediamo che non ci sono... No, non sembra che ci siano problemi. E quindi diciamo che... Startiamo! Vai! 5, 4, 3, 2, 1, via! Eccoci con uno sfondo solare del tramonto. Iniziamo questo quiz. Uno ha già sbagliato, uno ha indovinato, però vediamo se siamo... Ecco! Siamo 80, 80, 80. Ora questo 70. È molto realistico perché appunto tutti state facendo nella stessa sequenza le domande, quindi... Ovviamente nei concorsi si può scegliere se avete notato, si può scegliere se saltare magari una domanda, si possono scegliere... Qui non si può fare. Nell'ordine in cui si vogliono fare, quindi magari lo shuffle è utile nei concorsi. Però vedo qualcuno ha già sbagliato. Flavia le sta indovinando tutte, ma anche... Eugenio, Massimiliano, sempre loro. Magari piuttosto, dato che siamo in tanti, invece di fare una top 10 per questi quiz... No, top 10, sempre top 10. Sì, sempre top 10. Ecco, Massimiliano va già su 4, ottimo. Io nel frattempo inizio a vedere le risposte, perché ovviamente le prime le avrete già date. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione in materia di bilancio dello Stato? L'articolo 81 va saputo a memoria. A memoria, per e cui... qui bene, quindi 117 corretti. Ottimo. Bene. Un disastro sulla seconda. Vedo molto, molto. A mente del titolo quinto della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Questa è una domanda trabocchetto, ma ve l'ho messa perché c'è sempre nei concorsi e molti la sbagliano. Molti la sbagliano. L'esercizio provvisorio del bilancio. Articolo 81 della Costituzione, vedete? Se io so a memoria articolo 81 della Costituzione, avrei risposto già a 2 domande su 10. Bene anche a quale strumento di programmazione ha sostituito la legge di stabilità, la non male. Bene, la 5 è bene. La 5 sta andando bene, ma ancora sono molti a rispondere alla 5, quindi non andiamo a spoilerare, come dite voi giovani. Eh sì, non diciamo l'ordine delle domande. Stiamo arrivando però quasi alla boa. Nessuno le sta indovinando tutte, però. Solo Eugenia le sta indovinando tutte. Poi c'hanno la Redemption. Però Mari non ce la fa nemmeno con la Redemption. No. Vediamo un po'. 56, bene. Ve l'ho detto, medio. Medio vuol dire che mi immagino di andare sul 60%. Facile quando si arriva al 70 o più per cento. Medio 60%, difficile 50%, impossible quiz... Si punta sotto il 50. Può essere sotto il 50 questa volta. Poi informatica, vi voglio già dire una cosa riguardo informatica. Sono stato... Alcune domande erano semplici, altre però erano più... Sono quindi più occhio, difficili. Occhio ai trabocchetti. E ovviamente ci oh, sono... Eugenio, vedo che ne ha 8 di Eugenia. Fila. Eugenia, scusatemi, che ne ha 8 di fila. Eugenia, bene. Ah, vedo qualcuno ci ha scritto la mail, molto gentili, grazie. Sì, però... Provvederemo a impacchettare. In particolare i vincitori che gli daremo il libro. Il libro, un bel libro per
prepararsi ai concorsi. Che non so se è un premio o una punizione a questo punto. Perché... Secondo me è un premio. Tu preferisci un computer o un libro? Computer. Posso dare un occhino in diretta? Ok. Dammi un occhino no, in diretta. No, eccola! Eugenia, potrebbe fare l'unplan! Signori, attenti! Attenzione. Attenti! Forse Eugenia ce la fa! Vai Eugenia, non ci deludere! Vai, forza! Manca un minuto! Sì, ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta e va prima in classifica! Bene, bene! Manca un minuto, quindi continuiamo a vedere le domande. Eravamo rimasti alla 5, abbastanza bene. L'affermazione coerente con il principio di equilibrio di bilancio posto dal DLGS 118. Il 118 va saputo benissimo. Cos'è il 118? Il 118 mi sa che è un decreto legislativo. L'hai letto lì. Ma che cos'è anche? Il telefono per? Per l'ambulanza. Bene. Allora, chi presenta formalmente al Parlamento il rendiconto generale dello Stato dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente? Wow, questa è tosta, eh. Questa è tosta. Però, insomma, un paio... sono veramente fuori luogo. Sul resto bisogna un pochino ragionarci. Il principio dell'integrità del bilancio, anche questo è nel 118. Con la fase dell'accertamento, lo stato l'accertamento, e qui vedo molti la fanno bene. Vabbè, l'8 e la 9 sono quelli. I residui, fatti. La domanda sui residui attivi e residui passivi c'è sempre. E poi il controllo di gestione, non difficilissima. Allora, vai! 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, CL+, attenzione, CL+, che purtroppo non è corretto chimicamente CL+, casomai CL- piuttosto che ecco CL+. Qua, Ago, il nostro campione della prima classifica, applausi, anche Eugenia, applausi, e Simona M. Quindi... ha anche ottenuto punti, Ago, vedo, in questa seconda classifica, bene, bene, bravo. Allora, vediamo molto, un po' bene. Velocemente la classifica. Voi comunque la vedete quando avete completato, vi dice a che punto siete in classifica. Noi la scorriamo un po' per... vedo nuovi nomi, molto bene. Ci fa piacere che si associano a noi tanti nuovi nomi, tanti che rimangono fedeli e ci seguono da molto. Vai, allora, questions, commento. Commento veloce, abbiamo detto, noi facciamo un commento perché poi la spiegazione la faremo... con altre dirette. Allora, bene, vedo i commenti, 9 su 10, soddisfatto. Quale delle indicazioni che seguono è conforme all'articolo 81 della Costituzione? Dopo l'approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questa è la formulazione dell'articolo 81 della Costituzione. Da prendere subito l'occasione dei quiz e anche tornare a prendere i... la Costituzione e rileggersela se si è sbagliato questa domanda. A mente del vuol dire ai sensi, è un modo di dire un po' arcaico. Ai sensi del titolo quinto della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono, qui il trucchetto era legislazione esclusiva statale. Quello è la legislazione fondamentale sulla contabilità, non sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che invece è nella legislazione concorrente, Stato-Regioni, Stato-principi, Regioni-disposizioni di attuazione. Questa era veramente una domanda trabocchetto, o meglio, non tanto trabocchetto, abbastanza semplice di costituzionale, ma ecco, esercitatevi sul costituzionale. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso solo per legge e per un periodo non superiore a 4 mesi. Sbagliatissima il riferimento al decreto legge nei casi di urgenza, assolutamente è una prerogativa del Parlamento l'esercizio provvisorio, sbagliato anche il senza limiti temporali e sbagliato anche per un periodo superiore a 4 mesi. Non dovevate mettere queste due risposte centrali perché... perché questa prima e questa seconda sono la stessa risposta. Perché se leggete bene, senza limiti temporali e per un periodo superiore a 4 mesi, senza avere un limite significa senza limiti temporali, sarebbero state la stessa risposta. E nei quiz non può esistere che una risposta sia giusta insieme ad un'altra. A meno che non ci sia in un quiz a più opzioni, però non è questo. Non è questo. Quindi queste due centrali erano da scartare subito, quindi rimanevano le due laterali. Però c'è solo annotato nella risposta. Questo...
solo per legge, perché lo dice espressamente la Costituzione. 4. Quale strumento di programmazione ha sostituito la legge di stabilità, che non abbiamo più? Avevo messo un trucchetto e molti ci sono caduti. Allora, ricordo che questi quiz sono presi da banche dati reali, a cui io sostituisco generalmente una risposta, non sempre. In questo caso ho aggiunto DEFR. Perché? Perché è uno specchietto per le allodole. E infatti 46 ce l'ho fatta a farli cascare. Perché il DEFR è il documento di economia e di finanza regionale. Regionale, quindi non ha niente a che vedere con la legge di stabilità nazionale. E quindi al limite poteva essere il DEF senza la R finale. Quindi questo è stato proprio uno specchietto per le allodole con cui sono riuscito a selezionare. La formazione coerente con il 118, il rispetto del principio di pareggio finanziario è sufficiente a soddisfare il principio dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione, ecco perché si fa il bilancio in pareggio finanziario, questa è la risposta corretta. Chi presenta al Parlamento il rendiconto generale dello Stato dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente? E qui il trucchetto, diciamo, lo specchietto per la lode era il Presidente del Consiglio dei Ministri. No, è il MEF, il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Quando si tratta di soldi è il ministro più potente, diciamo, del governo. Il principio dell'integrità del bilancio, anche qui molti errori, esprime la necessità che le entrate e le uscite siano iscritte al bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento ad esso collegato. Questo è un aspetto fondamentale nella gestione del bilancio. L'accertamento ovviamente individua il debitore, quello che deve i soldi alla amministrazione. 9. I residui attivi, siamo sempre nella fase delle entrate, le entrate accertate non riscosse entro il termine dell'esercizio, anche qui abbastanza accurato. Controllo di gestione, questa non era facilissima, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità, le famose 3E, quello che in Costituzione è il buon andamento dell'azione amministrativa. Bene. Ok, ci siamo. Adesso... mettete pure i commenti su questo quiz, magari se vi è stato utile, se lo ritenete utile rifarne un altro sulla contabilità, io lo farei nelle prossime giornate. Adesso, Alessandro, facciamo informatica, impossible e poi... facciamo sì. Il transito, lo diciamo già a tutti, chi è sul mio canale inizi ad andare sul canale di Alessandro, perché transiteremo dopo l'Impossible Quiz solo sul canale di Alessandro per fare gli ultimi due quiz di diritto. Quindi mettiamo nello specifico il link alla mia diretta, volendo. Sì, adesso ve lo mettiamo, intanto mettiamo il link al canale di Alessandro. Per iscriversi al canale al mio canale, quindi, però vi mettiamo anche subito il link della diretta, perché poi... transiteremo sul mio canale. Eccolo qua. Allora, chi è su Facebook clicchi qui, chi è su YouTube clicchi qui. Grazie Giovanni, grazie Michele per le segnalazioni, grazie a tutti quanti quelli che ci stanno rispondendo. Bene. Vediamo allora, un po' se hanno fatto, vediamo nei commenti anche sulla mia. Perfetto, bene, ci fa piacere. Se hanno cambiato diretta, eccoci. Alcuni. Siamo pronti, Ale? Sì. Vediamo come sei stato in questa informatica quiz. Shuffoliamo? Lo facciamo in ordine? Shuffle. Controlla. Vai, perfetto. Sì, 717009. Allora, venite numerosi. 717009. Ecco, via via si stanno unendo, ci siamo. Siamo 50, poi arriveremo velocemente ai 100, mi sa. Sono stato un po' bastardo, diciamo, cioè ho fatto un pochino più... Allora lo vediamo, tanto lo vediamo dalla percentuale. Sopra l'80% è facilissimo. Sì. 70, diciamo, facile, 60 medio, 50 difficile, sotto il 50 impossible o bastardo quiz. Sì, e penso che l'impossible quiz, l'altro quiz, sarà sotto il 50. Bene, siamo 150. Aspettiamo qui, veramente aspettiamo i 200, vi vogliamo, l'informatica è fondamentale. Ale, dove hai preso questi quiz? Questi quiz li ho presi ovviamente da banche dati di concorsi reali.
quindi quiz veritieri. Ecco. Bene, direi siamo che quasi. Andare. Aspettiamo un altro. Poi vediamo i un altro po'. Bene, 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 bene. Ok, aspettiamo le 18:30 magari per iniziare. Mettiamo il tanto in timer, 5 minuti. Più che sufficiente, abbiamo visto. Allora. Vai, vediamo nei commenti, in particolare. Bene, vedo che se ci sono domande. Va tutto bene. Ecco, hanno transitato, vedo. La correzione dei 60 quesiti simili Roma è già stata fatta? Sì, nella scuola. No, la correzione, diciamo, completa ancora no. Farà una diretta in settimana, quindi in settimana ci sarà la diretta su YouTube. Infatti, con lo smartphone non si riesce a... Lo smartphone purtroppo... Consiglio di utilizzare sempre il computer. Noi purtroppo alcune domande non le possiamo sintetizzare perché nei concorsi le trovate lunghe, quindi noi stiamo facendo una riproduzione di quello che è la prova dei concorsi. Ma ciancio alle bande, vai! Ci siamo! 4, 3, 2, 1, go! Iniziamo questo quiz e vediamo un po' se sono stato bastardo. Ecco, uno però stanno indovinando. Attenzione! Il livello è sempre quello lì, 80, però poi vediamo, magari hanno beccato quelle più facili. Poi vediamo. Ago, Trautman, c'è anche Ago. Ok, Trautman, VV, Michele, per adesso stanno conducendo la classifica. Siamo 70% più o meno, quindi non erano poi così bastarde, diciamo. Bene, vediamo un po'. Ricordiamo a tutti quanti di transitare nella diretta di Alessandro. Chi è sul mio canale, chi è già sul canale di Alessandro, rimanga lì, non si preoccupi. Per riconoscere le dirette ovviamente andate sotto e guardate se nell'avatar c'è una persona con gli occhiali e con questo aspetto. Quello con gli occhiali sono io. Quello senza capelli sono poi io. Vediamo i commenti, vediamo anche se ci sono particolari. Ecco. Comunque consiglio sempre, ripeto, di utilizzate il PC. Non sei stato molto cattivo, dai. No, non sono stato cattivo, si vede dall'accuratezza già. Bene, ci siamo e alcuni hanno indovinato tutte, però attenzione. Bene, Trautman. Luca, è tornato il nostro Luca. Luke è il nostro Luca che ci aiuta in particolare. Luca ha detto con simpatia meno uno, che ogni quiz una la sbaglia per un po' di distrazione, però è molto bravo. Fernando potrebbe... farcela arrivare vicinissimo alla prima posizione, indovinandole tutte e 10. Anche Maria Francesca se la cava molto. Maria bene. Francesca bene. Irene, Luke, anche Luke sta recuperando, è quarto. Grande Luke. Ne sbagliate una per ora. Luke è il nostro Luca, il nostro esperto di inglese. Ne ha sbagliate solo, la Redemption però l'ha riscattata. Grande, grande Luke. Quindi è più zero adesso, più o meno zero, non più o meno. L'inglese che aiuta anche nell'informatica, che in gran parte è inglese. E l'informatica aiuta nel diritto. Bravo, perché è molto logica, è molto conseguenziale, molto sillogistica. Viva Luca! Luca! Noi purtroppo abbiamo difficoltà a pronunciare Luca, vero Ale? Luca! Abbiamo. Luca! Noi Luca e la Coca-Cola ci rimane difficile da bere. La cannuccia corta. Ok, 1:50. Jerry Scottish. Mi sa che Trautman era Giovanni che abbiamo visto. Sì, mi sembrava Trautman e Giovanni che abbiamo visto l'altra volta, sì.
Allora, prego, signori, venite, venite, rispondete. 70, 70. Tanti, Oggi non sono stato più abbastanza. Allora, 203 giocatori. Vi ripetiamo, per chi è la prima volta che viene, fare queste prove con altre 200 persone è come esercitarsi realmente con i quiz. È come un concorso a distanza. Semplicemente Bravo. Vi trovate a casa... Giovanni si conferma, è lui. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Eh sì, infatti, come immagino. Bravo. Nostro esperto informatico. Vince punti qui, Giovanni. Anna è andata vicinissimo. Sus! Un balzo incredibile. Attenzione, Sus supera Trautmann. Claudia, disastro. È incappata in qualche trabocchetto di Alessandro. Però è stato bravo, sopra il 71, ce lo siamo sempre detti. Quando siamo sopra il 70 e molti ne indovinano 10, il quiz era fattibile. Quindi... Poi vedremo nel quiz invece Impossible. Dopo c'è, ripetiamo a tutti il programma, dopo abbiamo l'Impossible Quiz. 10 quiz ultra difficili, scelti da me fra il peggio del peggio del peggio. Di diritto, ovviamente. Tutte... L'INS permette l'inserimento, non lo so, la scrittura, qualcuno mi ha scritto. Poi vediamo le risposte, ve le commentiamo in diretta. 5, 4, 3, 2, 1... Zero, aspettate che rispondo a tutte le vostre domande durante questa particolare correzione. Intanto vediamo i vincitori. Sus, Giuseppe e Trautmann. Giuseppe Cas, nuovo new entry nella nostra classifica. Ricordiamo, i primi 10 prendono il punteggio della nuova graduatoria, perché abbiamo chi si è collegato adesso, abbiamo concluso la graduatoria precedente, quindi questi sono... Tutti i vincitori, anche chi ha preso un punto è un vincitore, però i primi 10 in particolare con il premio. Allora, torniamo qui ed ecco, Alessandro, rispondici un po' velocemente alle domande. La sigla LAN, ovviamente è l'acronimo di Local Area Network. Immaginatevi LAN, la connessione LAN è quella attraverso cavi Ethernet, quindi un cavo Ethernet collegato ad un router da una parte, ad un computer, a una stampante o a una console dall'altra. Questa è una connessione LAN. Local Area Network era la risposta corretta. Qua hanno sbagliato un po' di persone. La sigla 80486, quindi comunque una sigla numerica, indica non la dimensione di un gigabyte, perché non c'è l'unità di misura, se avete notato. Non un bootstrap, che è un concetto un po' difficile da spiegare, non una cache, quindi comunque una memoria temporanea. La memoria non si indicano con serie numeriche, specialmente se non corredate dall'unità di misura. E quindi l'unica era il microprocessore. E quindi hanno sbagliato. Quando comprate dei computer, sono un po' passati, trovavate l'indicazione appunto di questa unità di misura. In ambito informatico, con il termine reboot si indica, l'avrete sentito anche voi nei dispositivi come smartphone o tablet. Vedi chi sa l'inglese, a questo punto questo l'avrebbe saputo. C'è reboot, che vuol dire riavvia, ossia il dispositivo si spegne e si riaccende automaticamente nuovamente. Quindi qual si è il più famoso reboot delle persone antiche come me? E il più famoso reboot è quello della corrente, magari staccare la spina e riattaccarla, cosa che non andrebbe mai fatta. Control Alt Canc, oppure anche sui cellulari, mai togliere la batteria. Ora i nuovi cellulari non hanno più la batteria estraibile, ma un tempo si toglieva la batteria per fare il reboot, mentre esistono dei pulsanti adatti. Prego, vai Alessandro. Ecco, cosa distingue i protocolli della rete UDP, quindi User Datagram Protocol, e TCP Transmission Control Protocol? Ovviamente già dai nomi qui hanno sbagliato in molti. Qui bisogna avere... Questa è difficile. Tra affidabilità e efficienza. Alcuni si sono confusi tra affidabilità e efficienza. Affidabilità è quanto può funzionare, quanto non laghi di conseguenza. Giovanni, te che sei esperto e ci stai seguendo... Anzi, Trautmann, se nei commenti ci vuoi commentare queste cose che noi non conosciamo, non siamo tecnici, quindi vi mettiamo il quiz, ma queste cose non sapremo definirvi bene un UDP o un TCP,
Quindi se lo vuoi mettere per tutti quanti, oppure googolate, googolate o wikipediate e lo vedete. In una stampante laser. Qua è necessario cambiare periodicamente, ovviamente, il toner, come anche immagino nelle stampanti. Ora, chi ha risposto? Yagi. Yagi. Ora, o l'ha fatto apposta o è andato veramente troppo veloce nella risposta. Le testine di stampa, insomma, provatevi a cambiare le testine, è impossibile. I boot di memoria, insomma, è ovviamente il toner. Il tasto INS, qualcuno mi ha commentato questa domanda. INS potrebbe voler dire inserimento, ma in realtà, per esempio, premuto in un documento oppure in una presentazione, permette di sovrascrivere il testo. Quindi se premiamo INS o INSERT, permette di sovrascrivere il testo. Quindi nelle tastiere QWERTY, per attivarlo, dovete togliere il blocco numerico, premere lo 0 e vi attiva l'INS. Questo è il trucchetto. 7, Ale, veloce, ecco, spam. Con il termine spam... 91%, qui non lo commentiamo, vabbè, nemmeno gli altri. Era facile. Vai. Questa domanda. Qua sono definizioni, come sono denominati tasti contrassegnati, come da F1 a F12, tasti funzione, ovviamente, perché permettono di eseguire determinate funzioni. In particolare F1 permette la guida, F5? F5 di ricaricare la pagina. Bene. Cos'è un bookmark? Ecco, un bookmark, qua ovviamente bisognava sapere la definizione, però un pochino si poteva andare ragionando. Il campo di intestazione di un'email? No. Il frame di controllo utilizzato in rete? No. Un codice eseguibile non è un codice, ma è invece un collegamento, si definisce. Un collegamento a un indirizzo web, che praticamente può essere raggiunto senza dover digitare l'indirizzo completo. Quindi immaginatevi un collegamento sul desktop attraverso il quale si può accedere ad un sito. Quello si chiama bookmark. Vai, ultima. In ambito informatico, cos'è uno spyware? Uno spyware è un tipo di malware, quindi di un programma che causa danni al computer. In particolare è un programma che raccoglie informazioni riguardanti un utente senza il suo consenso. Quindi grazie agli spyware gli hacker possono raccogliere informazioni degli utenti. Cattivissimi. E qua un programma antivirus no. Avete visto la desinenza where, quindi vi sarete ricollegati a malware. Allora, andiamo sull'impossible quiz. Ma abbiamo finito qua le domande? Sì, eccolo qua, la decima. Allora, andiamo sull'impossible quiz. Allora, ricordiamo a tutti di passare sulla diretta di Alessandro, vi ho già messo i link. Dopo questo chiuderemo le mie dirette Facebook e YouTube e avremo altri due quiz di diritto. Diritto privato e diritto amministrativo. Allora, quindi ci siamo. Qui non lo facciamo shuffle perché almeno vediamo come soffrono. Poi si può togliere anche la redemption magari. Cioè, sì, sì, togliamo anche la redemption, assolutamente. Qui dobbiamo essere cattivissimi. Allora, sì. 3 minuti... per l'impossible quiz. 10 domande impossibili in un tempo impossibile. Obiettivo 10. Stavolta invece che 20 sono 10. Però a sto punto 2 minuti farei, no? Ah, è vero, 2 minuti. Senti, cattivissimo Alessandro. Quindi in media facciamo 2 minuti e mezzo, dai. C'è 12 secondi a domanda. Vai, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo. Questo è il nostro standard. Siete pronti? Quiz Impossible! Il link adesso arriva. Ecco, ve lo mandiamo. Eccoci. 720708 è il codice. Ci siamo, vi abbiamo mandato tutti i codici, adesso stanno entrando. Mister Noi. Eccoci, eccoci, eccoci. Bene, bene, bene. Stanno arrivando. Giorgio, Michele, Didi. Quindi ci siamo e diciamo. Bene, bene, benissimo. Siamo 140, quindi potremmo arrivare a 150 come prima. Qua ci siamo, direi.
2 minuti e mezzo, quindi in media 15 secondi a domanda. Poi vediamo, vediamo. Quanto pensi di accuratezza qua? Sotto il 50. Vamos. Vince chi fa 0? No, no, vince chi fa 10. È impossible il quiz, quindi noi puntiamo a che su 10 volte che lo lanceremo in tutto questo, in queste prove, almeno uno, una volta, anche solo per fortuna, riesca a farlo. Ma l'obiettivo mio è non riuscirvi a non riuscire a farvi indovinare l'impossible quiz. Allora, diciamo che ci siamo? Pronti? Startiamo? Bene. Via! 4, 3, 2, 1, via! Benissimo. Abbiamo, iniziamo, uno ha sbagliato. 2, è impossibile, sì. È l'impossible quiz, quindi ci stanno un po' d'errori. Ecco! 20 si è girato dal 30 al 20%. È l'impossible, però. L'impossible è l'impossible. Quindi è normale, non vi preoccupate. Però vi ricordo, sono tutte domande di concorsi reali, quindi non sono inventate, sono domande che prese da banca dati di concorsi, ovviamente difficili per funzionari della Corte dei Conti, insomma, abbastanza complesse. Ecco, in quale circostanza magari potete immaginare di essere in un impossible quiz? Quando tipo avete poche domande da rispondere, tante domande da rispondere in pochi minuti. Potete immaginarvi in un impossible quiz praticamente, 15 secondi. Vi può capitare anche in un quiz normale, voi state facendo il vostro concorso, arrivate, la commissione dice mancano 10 minuti e voi vi rendete conto che dovete ancora rispondere a diverse domande e lì siete in questa situazione. Quindi vediamo come gestite lo stress. Dania, per ora, insieme a Vapelord. Forse è il re dell'antizanzare. Ai, è caduto. Ma la Francesca. Solo Donia, anzi non Dania. Donia, per ora, ai, anche Donia è caduta. Però nessuno le sta indovinando. Strage. Abbiamo Fernando, 6 e Amelia, che potrebbero farcela. Ma sono un po' lenti, mancano pochi secondi, mi raccomando, qui. Maria Francesca per 2. Però nessuno le indovina tutte, sì, è proprio un impossible quiz. Vale, ne ha 4 indovinate. È proprio un impossible quiz. E abbiamo fatto una bella strage qua. Maria Francesca, non male, siamo a 6 indovinate di fila, poi 2 errori. Anche Vincenzo e Donia però non se la stanno cavando. No, Maria Francesca è caduta. 7 su 10, l'impossible quiz non è male. Contro la rovescia, Ale. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Ecco, terminato il tempo. Vince nessuno. Ma diciamo che ai fini del punteggio vale sempre il punteggio. Però nessuno ha raggiunto nessuno l'impossible quiz. Nessuno ne ha indovinato. Però Maria Francesca, vedete, ha fatto una bella streak di 6 centrale. Ma era partita un po' inciampando sulla domanda 1, che veramente era molto difficile. Poi vediamo. Allora, andiamo a vederle. La legge 91 del 92 prevede l'ipotesi che lo straniero di cui uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sia stato cittadino italiano per nascita possa acquistare la cittadinanza italiana se al raggiungimento della maggiore età risiede nel territorio della Repubblica da almeno 2 anni, qualora dichiari di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dal raggiungimento. Era molto difficile, non impossibile, molto simile alla prima, dove la differenza invece di 2 anni era 3 anni, e insomma... Ci sta. Quiz birboni, molto birboni. Infatti è proprio lo scopo dell'impossible quiz. Se vi trovate davanti a un concorso a fare tante domande in pochi minuti, questo è un esercizio ottimo. Tra gli atti propulsivi di poteri, la richiesta è un atto diretto da un'amministrazione ad un'altra
al fine di provocare l'emanazione di un provvedimento. Questa è la richiesta. Aspetta, in senso tecnico. Una chiede: perché Quizzes mi ha buttato fuori prima della fine del tempo? In realtà forse questa è un'impressione, perché magari qualcuno sta guardando la diretta mentre sta facendo Quizzes. La diretta è indifferita rispetto alla realtà. Di conseguenza potete anche essere stati buttati fuori 20 secondi prima. Voi considerate che quando ci sentite parlare, noi abbiamo detto le stesse parole 20 secondi prima. Come direbbe Einstein nella sua teoria della relatività. Che un giorno metteremo nei quiz anche quella. Allora, andiamo avanti. Questa era tosta, Però i quiz di logico-matematica. 9 muratori iniziano a costruire una casa e prevedono di completare il lavoro in 20 giorni. 2 giorni dopo l'inizio del lavoro, altri 9 muratori vengono ad aggiungersi. In quanti giorni sarà finito il lavoro? Quindi se 9 muratori lavorano in 20 giorni, se si aggiunge, si moltiplica. 2 giorni dopo saranno passati 2 giorni, si fa la metà del tempo, quindi si ottiene un totale di 9 minuti. 9 giorni, diciamo, per completare. Non era facilissimo. Determinare il quintuplo della differenza dei due numeri 67 e 19. Ale, tu che hai una rubrica che si chiama Matematica Smart. Dici. In Matematica Smart ci sono tutte le lezioni e tutti i quiz di conseguenza riguardo a queste lezioni. Come si faceva questa? Come si risolveva questa? Semplicemente il quintuplo della differenza di 67 e 19. Bastava fare 67 meno 19 per 5. Bene. E quindi veniva 48 per 5, che faceva 240. 48 per 5, 240. Abbastanza semplice. Questo era abbastanza semplice. Ai sensi dell'articolo 2 della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la specifica tecnica approvata e pubblicata dall'organizzazione internazionale, bla bla bla, qui sono crollati in tanti. Perché? Perché il trabocchetto era linee guida, ve l'ho messo anche come prima opzione, proprio perché era lo specchietto per le allodole. In realtà, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si chiamano norme tecniche. Questa era veramente bastardissima e qui è comprensibile caderci. Un po' meglio questa, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, sì, c'è in base all'articolo 49 del decreto 81. Se notate 81. Qui c'è il 38%, che è un numero basso normalmente di accuratezza, però è verde, in perché questo se notate caso alcuni è non è ce buono. L'hanno fatta a rispondere alle domande, quindi è normale che sia verde. 7. L'articolo 53 del testo unico del pubblico impiego sugli incarichi e l'incompatibilità. Anche questo non era male. I compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in aspettativa non retribuita costituiscono incompatibilità? No, non costituiscono incompatibilità e quindi si possono svolgere. Non era facile. Qui però molti non hanno... Vedete quanto sono basse il numero di risposte, perché vedete pochissime hanno risposto. L'8% di tutti. Però chi ha risposto bene. Questo per dirvi, vedete come a volte in fondo ai quiz ci sono domande forse più semplici? Perché qui abbiamo un'altissima percentuale di risposte positive. Però in pochi ci sono arrivati. Allora il consiglio, dove potete, quindi in questo gioco non si può fare, saltate le domande difficili. Andate a quelle in fondo che spesso sono più facili. Eccoci. 9. Preavviso di rigetto. Anche questa abbastanza semplice. Anche qui molti hanno risposto bene. È un atto endoprocedimentale non impugnabile. Quali sono i mezzi di impugnazione delle decisioni della Corte dei Conti? Questa molto semplice, perché questa è la più completa, le altre solo da scartare tutti e tre. Ok? Bene, adesso faremo una cosa. Adesso facciamo il switch. Allora, mi raccomando, chi è sul mio canale YouTube o è sul mio canale Facebook, vada sulla diretta di Alessandro, subito, clicchi subito il link, perché chiuderò la diretta e gli ultimi due quiz li facciamo soltanto su un unico canale, altrimenti per noi diventa anche difficile seguire tutto quanto. Quindi vi diamo un minutino per poter passare, quindi bene. Invito i 30 che sono ancora in diretta, bene, vedo che si stanno scollegando. Sì, a venire. Bravi. Sulla mia diretta adesso tramite il link
Adesso vediamo, via via però arrivano, sì. Stanno arrivando, quindi bene. Sì, sì, stanno arrivando, poi interromperemo le due dirette di Simone. Diamo il tempo di questa, appunto, streaming. Quindi circa un minuto, cioè un minutino, anche 30 secondi, diciamo. Bene, bene, detto bene. Questo, vi invito ovviamente ad unirvi ai nostri gruppi Telegram e Facebook, dove potete fare qualsiasi domanda e dove potete vedere le ultime notizie in generale. Vi invito, a quelli nella mia diretta, ad iscriversi al canale, a cliccare la campanella delle notifiche per non perdersi ogni mio video. E ovviamente vi invito a seguirmi per divertirsi con i quiz. Allora, vediamo un po'. Bene, su Facebook non è rimasto quasi nessuno. Saluto gli amici, intanto ringrazio che avete partecipato anche alla diretta su Facebook. La terminiamo. Terminiamo diretta Facebook, andate sul link. Ecco, il tuo video in diretta Facebook è terminato. Adesso chiuderò anche la mia diretta. Ecco, si stanno scollegando YouTube. Quindi bene. Ok. E adesso andiamo sulla mia diretta YouTube a vedere tutti quanti. Diamo il benvenuto. Non trovi il link dove poter cambiare. Se vedi nell'immagine profilo, sei nella diretta giusta, Matteo. Sei nella Matteo, diretta sei nella giusta. Non ti muovere. Non ti muove. Bene. Sì, sì, sei nel posto giusto. Perfetto, siamo pronti? Allora, il prossimo quiz, intanto riguardiamo il nostro programmino. Aperitivo l'abbiamo fatto. Diritto l'abbiamo fatto. Diritto l'abbiamo fatto. Informatica bene. Impossible quiz ce l'ho fatta a non far vincere nessuno, però qualcuno non ci è andato lontanissimo. Il link arriva. Nuovamente quiz di diritto. Ora abbiamo diritto e poi abbiamo il nuovo diritto. Il primo diritto è un diritto che capita nei quiz, quindi fatelo, ed è diritto privato, elementi di diritto privato. Niente shuffle. E niente redemption, perché nei concorsi pubblici non c'è la redemption. Via, vediamo se si raggiungono i 200. 084-283. 084-283. Bene, bene. Per via si stanno unendo, eccoci. Velocissimi siamo. Poi intanto vi voglio dire una cosa, vi voglio fare un piccolo spoiler, perché di qui a poco sto pensando di fare musica smart, quindi un nuovo vai prosetto. Ale, mentre si iscrivono, facci sentire un intermezzo musicale. Sì. Altra. Abbiamo ancora un minutino. Vai, unisciti a noi, Ale. Vai, stiamo per iniziare. Bene, bene. Ci siamo. Iniziamo quindi questi quiz. 5 minuti per elementi di diritto privato.
E poi vi ricordo, chiudiamo in bellezza con il diritto amministrativo, che sarà un fast quiz. Non un impossible, ma un fast quiz. Pronti? Via! Start! Here we go. Due, uno, via! Per visualizzare il quiz ovviamente devi cliccare sul link. Il link a togliere la busta. Che trovi su nella chat. Oh, attenzione, come si sta abbassando l'accuratezza su questo diritto privato? Diritto privato diritto. Non è, chi si prepara spesso lo trascura, non è facile perché è un mondo veramente enorme. Guarda, però qualcosina dovete farlo, quindi è l'occasione per ripassare. Ecco, si sta rialzando adesso, stiamo arrivando ai 30. Sì. Magari qualcuno per la prima domanda si è inceppato. Ornella, scorri la chat in alto, la chat dal vivo, trovi il link. Non te lo posso rimettere perché non ce l'ho in questo momento memorizzato. No, forse sì, eccolo, eccolo qua. Lo trovi immediatamente sotto. Qualcuno mi dice, sottoscrivo musica smart. Bene, bene, noi lo attiveremo. Molto, molto presto. Però, anche se la media, ecco, è ricresciuta la media, Molti sono andati un po' troppo a caso. Vedo che ci sono quattro persone con quattro risposte esatte consecutive. La streak, lo ripetiamo, è chi indovina risposte corrette consecutivamente. Abbiamo tolto la redemption, vero? Sì, per cui tolto. Non c'è possibilità di correggere. Ecco, vedo che ce ne sono 3 con 5 corrette. Sei corrette Ale C, che non è Alessandro, che non è qui. Non sono io sto, non partecipo questa volta ai quiz. E via via. 7! Ah, questo sta studiando diritto privato, probabilmente. Sì. È la sua materia. Molto bravo anche Ale C. 8! Uè, ma sarà un avvocato forse, un avvocato privatista. Paola, anche Paola. Lei, 7. Abbiamo un altro, un S, abbiamo delle new entry, sul privato avremo 9 persone in graduatoria, mi sa. Mari, che con la velocità, ecco Paola con 8, se riesco a far indovinare 10 a qualcuno vuol dire che il quiz era ben organizzato, ben strutturato. Sono molto contento di questo. Allora, vediamo, okay. vediamo un po', 60%. Mi raccomando, chi è su questo canale si ricordi di mettere mi piace al canale di Alessandro e la campanella per rimanere aggiornati sulle dirette che faremo. E ovviamente iscrivetevi al canale. Quando siamo in diretta contemporanea state su quello di Alessandro perché molto spesso poi chiudiamo sul mio e concludiamo soltanto su quello di Alessandro. Ale C è una femminuccia, bene, bene. Forse Alessandra. Abbiamo trovato la Ale C. Chi è? Alessandra, benvenuta, sì. Che però l'abbiamo fregata, si è distratta un attimo. Anna M, vedo 9, potrebbe fare 10. Forse ce la fa a fare 10. Luca Mengoni, un disastro, non so nemmeno se lo vedremo in classifica. Una caporetto, devo dire caporetto. Un disastro forse. Cos'è? Sinonimo di disastro. Perché cosa successe a caporetto? A caporetto successe un disastro naturale probabilmente. No, durante la prima guerra mondiale gli italiani furono uccisi da Mussolini. No, non disto sciocco. Ah no, Mussolini non c'era ancora nella prima guerra mondiale. C'era, anzi c'era, sì. O meglio insomma c'è chi dice non c'era. Ma faceva il militare, ma insomma lasciamo stare, un po' di storia. Caporetto fu un disastro per l'esercito italiano e quindi da allora si usa dire fare una caporetto. Bene, Jojo potrebbe arrivare... Non Anna 10! Anna 10, Jojo punta a vincere. Jojo... Jojo pari! Parità! È la prima volta che abbiamo due con lo stesso identico punteggio in cima alla classifica. Eccoci, Melly però potrebbe arrivare. Melly che abbiamo visto essere in grande Melly che riesce, non sappiamo ancora se è uomo o donna. Certe volte lo possiamo capire, certe volte no. Valentino anche non se l'è cavata affatto male. Emanuele sta puntando ai primi posti, vedo qualcuno 4 decimi, qualcuno 7 decimi. 30 secondi alla fine, sbrigatevi. La percentuale non era orribile, come vi dicevo,
vi ho scritto è un livello medio e infatti si attesta sui 60, 57, 60 che è un livello medio. Molto bene. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fine del quiz. Benissimo. Un rullo di tamburi, sus, Jojo e Anna M. Complimenti, complimenti. Alcuni hanno indovinato. Ora una brevissima, brevissima spiegazione. Vi ricordo che i commenti seri, diciamo strutturati, li faremo sul mio canale YouTube. Qui soltanto due piccoli spunti perché siamo qui per giocare, anche per imparare, ma diciamo soprattutto per giocare. Vediamo, la Q9 ha fatto una strage, la Q1 quasi strage, la Q5. Soltanto la 3 e la 7 sopra la media. Allora, vediamo un po' come erano queste domande. Se una delle parti che conclude il contratto è legalmente incapace di contrarre, il contratto è, qui ovviamente il trucchetto, questo lo capisco, soprattutto per chi viene dal diritto amministrativo, gli veniva naturale, normale, dire nullo. Immaginatevi questa cosa, il soggetto che è incapace di contrarre è comunque la persona giusta, cioè Alessandro se va a fare un contratto non lo può fare perché non è maggiorenne, ma è la persona giusta per fare il contratto. Essendo incapace di contrarre, se lo firma ha una incompetenza relativa. Allora, se volete fare una assimilazione fra il diritto privato e il diritto amministrativo, è come se fosse un'incompetenza relativa. Noi sappiamo che l'incompetenza relativa rende l'atto annullabile, non nullo. Quindi era molto trabocchetto, fra l'altro ve l'ho messa proprio come prima opzione per specchietto per le allodole, ma la risposta giusta è annullabile. Allora, 1431 del codice civile, l'errore è riconoscibile, qui una buona risposta, quindi non mi ci soffermo. Se in relazione al contenuto, alle circostanze, alla qualità dei contratti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Anche questa molti hanno risposto bene. A chi appartengono i beni pubblici demaniali? Il demanio non è solo statale, questo era un trabocchetto, quindi c'è anche il demanio regionale, c'è anche il demanio comunale, ma ovviamente non può essere solo dei comuni. Quindi Stato ed altri enti territoriali. 73% l'assicurazione è un contratto bilaterale a prestazioni obbligatorie per entrambi le parti, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, quindi non demanio, indisponibile dello Stato, le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, non le acque definite pubbliche da leggi in materia e non le altre risposte. Le norme che regolano i contratti si osservano anche per gli atti unilaterali tra vivi, qui una buona accuratezza, non eccezionale ma buona, sì per quelle aventi contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge, non per le norme che hanno contenuto patrimoniale, quindi le norme del codice civile senza contenuto patrimoniale. Che cos'è il possesso? È il potere sulla cosa. Qui è il diritto di un soggetto di godere dei frutti della cosa? No, questo non è corretta. 8. La procura è detta generale se riguarda tutti gli affari del rappresentato, non l'atto pubblico, ok? Non è la forma che la rende generale, è il contenuto che la rende generale. Quindi questa, come al solito, ve l'ho messa per prima come trabocchetto. State attenti perché nei quiz spesso la prima è uno specchietto per le allodole, ma in questo caso era sbagliata. In materia di possesso, il 1150 del codice civile dispone che qui, brum, disastro, strage. Il possessore, anche se in malafede, ha diritto di rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Il possessore ha diritto di rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie se dimostra che il possesso è avvenuto in buona fede. E qui veramente era difficile. E qui lo specchietto era fondamentale. Compiuta la pubblicazione, il matrimonio deve avvenire entro quanto? 180 giorni, 6 mesi. Nei 6 mesi ci sa da sposare. Bene, terminate le domande. Terminator. Allora,
Vedo che molti con l'Impossible Quiz e questo quiz un po' si sono demoralizzati, ma non lo fate, non lo fate, perché sicuramente sulla parte amministrativa avete migliorato. Allora, adesso partiremo con il quiz, Fast Quiz, che è un quiz di amministrativo che abbiamo già dato nelle scorse volte, ma non tutti erano presenti, quindi per qualcuno sarà nuovo. Per qualcuno sarà vecchio, ma lo dovrà fare molto rapidamente, 10 domande in 3 minuti, quindi mediamente... Un altro Impossible Quiz, praticamente. No, non è Impossible, perché l'Impossible Quiz è veloce e domande difficili. Questo è veloce, ma domande medio facili. Più tranquillo, diciamo. Non solo, è già stato fatto, quindi alcuni di voi le avranno già fatte. La materia è il 445 del 2000. Intanto vi ricordo, iscrivetevi al canale di Alessandro, mettete la campanella prima di terminare questa diretta. Per iscriversi al canale vi basta andare sotto, premere Alessandro Chiarelli e premere iscriviti. Chi vuole si iscriva anche al canale Facebook Matematica Smart e vi metto anche il canale A Tutto Quiz, che è un canale gratuito dove io tutti i giorni metto dei quiz per tenersi aggiornati quotidianamente, ed anche il canale Chiarelli Smart che riguarda tutte le mie iniziative e tutti i miei progetti, che è un canale Telegram di cui adesso vi mettiamo. Quindi cliccate su questi tre link, oltre che sul canale di Alessandro dove siete già, ma ve lo rimetto in modo tale che possiate cliccare su tutti e questi quattro i link, in modo tale che vi possiate iscrivere e rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative. E ovviamente anche Informatica Smart, magari mandiamo il gruppo Facebook per iscriversi. Bene, almeno abbiamo fatto tutta la informazione. Sì, intanto cerchiamo ovviamente il link Informatica Smart, adesso ve lo mandiamo, eccolo qui. Vai, 5 quiz a vostra disposizione che avete pronti. Allora, pronti per partire? Bene! Andiamo al quiz, quiz Fast Quiz. Quindi questo lo facciamo shuffle. Pronti? Redemption anche no. Shuffle con Redemption. Continue. Iscrivetevi. Eccoci. Leggi il codice, Ale. 289151. Vai. Ci siamo. Vi assuniscono. Vediamo, intanto controllo, si stanno unendo i gruppi, anche i nostri gruppi. Bene. Vai. Ci siamo, 100 siamo, 103 già. Qui arriviamo a 200, sono sicuro che... Arriviamo a 200. Colpiamo i 200, eh sì. 3 minuti e così per le 19:20, 19:30 chiudiamo. E andiamo a preparare da cena. Andiamo a preparare da cena perché Alessandro è anche un cuochino, non male. Sì, sì. Infatti. Qual è la tua ricetta che hai inventato questa settimana? Ho inventato pasta con cipolla, guanciale e curry. E la versione per babbo che non mangia carne? Cipolla e curry, semplicemente, okay. Senza ed guanciale. È buonissima. Oppure se potete tranquillamente sostituire il curry alla passata di pomodoro che bravo. Abbiamo provato oggi. Bravo. Allora, forza signori, forza, un ultimo sforzo. E... piuttosto, se devo fare un progetto di cucina smart, lo faccio solo per farvi vedere le ricette. Sì, ma non ci interessa. Ora, noi facciamo troppi smart, ci divertiamo con questi quiz. Già abbiamo musica smart che faremo tra poco, quindi... Dai Luca, riscattati col DPR445, so che puoi arrivare fra i primi, eh? Quindi, pronti? Direi che... Altro che so, sono sicuro che puoi arrivare fra i primi. Sono sicuro, assolutamente. Allora, vediamo un po' come sta andando. Direi che... Ale, possiamo fare... Startiamo, iniziamo. Via! 5, 4, 3, 2, 1, via! Ecco! Attenzione, però... 3 minuti avete per rispondere.
Qua cambia ovviamente la velocità che vi dà un po' più punti. Poi ogni tanto vi dovrebbero capitare, penso, dei bonus, quindi tipo cancellare una risposta oppure ottenere il doppio dei punti. Però ci sono alcuni che le stanno indovinando tutte, chi più veloce e chi più lento. Bene, bene. 70% sta gira l'accuratezza media, quindi lì nei limiti che va bene un quiz. Avanti, avanti tutti. Allora, vediamo Luke primo. Maria Francesca, seguito da Qui Vaplod, vedo che molti sono già a un buon seguito da punto. Vaplod che probabilmente odierà le zanzare e le mosche. Vapelord. Anch'io sono un po' Vaplod. Molto Vapelord, anche troppo Vapelord. Eh sì. Luke che non è il nostro Luca Luke. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Anche Paola, Daffy se la cavano bene. Luke mi sa che è bravo in diritto amministrativo, secondo me. Sì, vai Luke, che c'era anche la prima volta. L'accuratezza, vedete, è elevata. Abbiamo superato il Gianluke, inciampato all'ottava. Vapelord Oh no. può sorpassarlo. Stefi 21, new entry. Valerio lo abbiamo già visto. Ago l'abbiamo già visto. Abbiamo Flavia che Anche sta Ago, vabbè. prendendosi un po' di tempo. Qui ci se la gioca in velocità. Notate che molti di voi avevano già fatto questi quiz, ma adesso probabilmente ne sbaglieranno qualcuno e questo è frequente, questo capita spesso, quindi attenzione a questo fenomeno. Toscano e vegetariano, credevo fosse il vostro. E E invece. invece succede, succede, succede. Ma non per Alessandro, che anzi. Allora, Vapelord ce l'ha fatta con uno scatto. Paola, new entry, seconda. Luke è caduto su una. Ago è lì. Irene Dibi, Robertigno. Flavia potrebbe passare fra i primi. Flavia. L'ultima risposta, dov'è? Ci sta riflettendo Flavia, gli passano avanti, ma Flavia 10 e va seconda. Ale, conta la rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, fine dell'ultimo nostro quiz. Questo quiz si era già fatto, quindi non c'è bisogno. No, ma noi ridiamo i premi a tutti Non adesso. c'è bisogno di ripetere. Eccolo, Vapelord primo, Flavia secondo, Andrei S. Terzo è non bisogna distrarsi, non bisogna distrarsi. Comunque vi invito anche a fare un'altra cosa, immagino mi seguirete già su Facebook, Alessandro Chiarelli, vi invito anche a seguirmi su Instagram, perché ca per caso chi avesse Instagram ora gli metto lo username di Instagram. Semplicemente, aspetta, scrivo Sì, io, dimmi Ale. chiocciola Alessandro, Sì. trattino basso, Chiare, Sì. trattino basso, questo è il mio user di Instagram. Quindi potete anche seguirmi là nel caso ci aveste Instagram. Allora, le leggiamo velocissime perché le avevamo già commentate. La veridicità delle autocertificazioni devono fare i controlli, certo, anche a campione. 61%, qui sono caduti alcuni. Le disposizioni del 445 si applicano esclusivamente alle persone che hanno sede in Italia? No, anche nella UE. Ai sensi dell'articolo 1 del 445, i gestori pubblici possono essere usati amministrazioni procedenti? Sì, nei rapporti con l'utenza devono applicare queste norme di semplificazione. Anche qui molti hanno sbagliato. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, non dichiarazioni certificate, perché ovviamente sono autocertificazioni. Questa era una domanda specchietto per le allodole. Pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità, raccoglie la dichiarazione di chi non sa o non può firmare, ad esempio un analfabeta che non sa firmare o una persona che ha le braccia fratturate e che quindi non può firmare. Intanto qualcuno mi chiede, gentilmente mi spiegate come trovare i vostri quiz? Potete trovarli utilizzando da Assolutamente, computer, gli dove facciamo utilizzate vedere. il link dei nostri profili e li potete trovare da computer. Da smartphone dovete installare l'app e cercarli Allora, purtroppo per segnatevi nome. questi
profili. Da smartphone dovete cercare Chiarelli e trovate sia me che Alessandro. Sì, sì. Mentre da computer vi è sufficiente mettere fra i preferiti questi due link che vi ho messo nella chat dal vivo. Allora, torniamo a noi, dove eravamo rimasti, qua in fondo, eccolo qua. Quali atti non è equipollente alla carta d'identità? La tessera sanitaria, che non ha la fotografia. Le pubbliche amministrazioni sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni? Ovviamente no, la dichiarazione la fa l'interessato, quindi salvo che abbiano concorso, non sono responsabili. 48. È ammessa la redazione di dichiarazioni in forma libera da parte di chi le rende? Certo, non c'è bisogno di utilizzare dei modelli, dei moduli prestampati. 9. Gli atti emanati, le pubbliche amministrazioni e i dipendenti sono esenti da responsabilità? Questa era una domanda, replica di una domanda precedente. Può capitare che troviate due domande simili, per cui leggetele tutte prima di rispondere definitivamente. L'articolo 39, molti hanno risposto, non è soggetto ovviamente ad auto. Ad autenticazione. Quindi ricordatevi, iscrivetevi con iscritto e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Ale, diamo appuntamento mercoledì alle 18? Certo, diamo appuntamento ovviamente sempre mercoledì alle ore 18. Mercoledì alle 18 ci sarà una nuova diretta per quanto riguarda questi quiz. Con un programma che sarà simile, il nostro format è questo: aperitivo, diritto inglese. O informatico inglese, mercoledì probabilmente Luca permettendo inglese, impossible quiz, diritto. Questo è ormai il nostro format generale. Ok, detto questo vi salutiamo, vi auguriamo buona cena e buona serata a tutti. Arrivederci a tutti, buona serata. Ciao a tutti. Buona serata, ciao. Buona cena a tutti. Ok, terminiamo.